Buonasera a tutti, grazie a tutti per esservi collegati e per seguire il nostro webinar. Questo è uno dei webinar che appunto Studi Cognitivi propone. Studi Cognitivi, per chi non sa, è una scuola di specializzazione in terapia cognitivo-comportamentale riconosciuta dal MIUR a vari sedi in tutta Italia, da Bolzano, Mestre fino a San Benedetto, e anche un centro di ricerca in psicoterapia cognitivo comportamentale, e anche un centro e anche un web journal che appunto è State of Mind. All'interno di ogni sede ci sono anche dei centri clinici, appunto, di psicoterapia, e da quest'anno, da qualche anno, all'interno dei vari centri clinici si sono strutturati quelli che sono dei centri più specialistici, cliniche italiane appunto di psicoterapia. E in maniera particolare a Modena il centro specialistico è sui disturbi della personalità. Noi, insieme all'equipe di cui fa parte anche la dottoressa Angemelli, che è la relatrice di questa sera, abbiamo strutturato un percorso intensivo per pazienti che hanno, diciamo, problematiche, quindi nell'area della regolazione emotiva, quindi che rientrano con la diagnosi di disturbo appunto della personalità, che prevede un percorso che va dal lunedì al venerdì, un percorso gruppale dove effettuano nei gruppi in prima parte della giornata e poi dopo una breve pausa altre 2 ore di attività sempre gruppale, dove le aree centrali di intervento sono quelle che fanno riferimento ai modelli più accreditati, più riconosciuti. E noi facciamo riferimento appunto al modello dialettico comportamentale della Marshall Linehan. Dove e ogni settimana, questo percorso dura 3 mesi, ogni settimana hanno 2 gruppi su questo, e poi c'è un gruppo sulla mindfulness e un gruppo sulla gestione della ruminazione e del rimuginio. Poi alla fine, diciamo l'ultimo giorno, il venerdì, c'è il momento individuale e un percorso solo per i genitori. C'è anche un lavoro molto preciso di tecniche della riabilitazione che aiutano i pazienti poi a mettere in atto, a esercitarsi sulle abilità appunto che proponiamo nei gruppi appunto che vi ho individuato e descritto prima. Ovviamente all'interno della gestione della regolazione emotiva fa parte anche del tollerare e imparare a gestire le frustrazioni che passano dalle frustrazioni quotidiane a frustrazioni importanti. E quindi abbiamo voluto dare risalto e spazio anche al tema proprio della frustrazione perché è un elemento comunque importante e rientra appunto nella gestione, nella parte appunto dell'accettazione dei nostri stati emotivi. Il nostro percorso appunto prevede comunque una collaborazione o col paziente che viene direttamente da noi o una collaborazione con l'inviante, quindi quello che può essere un medico, uno psicoterapeuta che segue la persona, che rimane il punto di riferimento. Noi siamo un percorso, diciamo, in parallelo al già percorso sempre, che sta svolgendo appunto la persona. Ora mi dilungo ulteriormente, poi magari lo riprenderò alla fine in base a quello che verrà oggi e lascio spazio appunto alla dottoressa Gemelli che con me all'interno del centro appunto conduce i gruppi secondo che fanno, si ispirano diciamo al modello dialettico comportamentale della Marshall Linehan e il gruppo appunto per i genitori. Grazie Antonella, buonasera. Grazie a te Alessandro, buonasera a tutti. Appunto, sono Antonella Gemelli, collaboro col CIP e sono una psicologa psicoterapeuta. E perché abbiamo pensato di parlarvi, insomma, di tolleranza alla frustrazione? Come diceva la dottoressa Brugnoni, sicuramente è un tema, come dire, che rientra appunto nell'area dei cosiddetti disturbi di personalità, tuttavia direi che è una problematica che in qualche modo,
coinvolge tutti noi un po' come persone, per cui insomma ci sembrava anche importante ragionare insieme, no? E anche questo, insomma, anche con voi vorremmo poi poter eventualmente alla fine, se avete domande, riflessioni, insomma, poter discutere di questo. Nel senso che, come dire, nel parlare di tolleranza alla frustrazione, innanzitutto partirei da alcuni aspetti evolutivi. L'idea è un po' i modelli di riferimento, comunque le cornici teoriche a cui noi facciamo in questo senso riferimento, a cui io faccio riferimento nel parlarvi di questo, sono come dire, quelli che sono il modello ripreso dagli Otti e da Young, che considera in qualche modo i bisogni, no? Come dire, e considera la condizione umana in generale come una soddisfazione e gestione appunto di bisogni personali, quindi come degli scopi personali e non tanto come degli istinti, seppur è innegabile che si innestino su una base biologica. In questo senso, se parliamo di bisogni, li conoscerete probabilmente tutti, ne avrete comunque sentito parlare, sia chi è del mestiere, insomma, sia chi non lo è, però no, sappiamo che noi fin dalla nascita abbiamo dei bisogni esistenziali innati che si possono suddividere in tre macro categorie. Quindi i bisogni basici legati alla sopravvivenza, legati al bisogno di sicurezza, di nutrirci e in qualche modo sì, di stare in vita, i bisogni affettivi e sociali che appunto comportano la necessità di cura reciproca e vicinanza affettiva fino ad arrivare a quella che è una collaborazione sociale più complessa nel momento e nelle fasi dello sviluppo, insomma, che arrivano in un secondo momento. E i bisogni individuali, che ancora più, in qualche modo, se vogliamo, evoluti, si sviluppano come bisogno di realizzazione personale, di sviluppo, di autostima e implicano necessariamente per questo l'esplorazione dell'ambiente e quella che è in qualche modo un'affermazione di tipo sociale dell'individuo, che sia di tipo agonistico o di rango. Perché, come dire, riprendo questa parte? Nel senso che l'idea un po' di base è che se parliamo di frustrazione dobbiamo pensare che nasciamo in qualche modo già con dei bisogni di contraddizione, no? Cioè, pensiamo al bisogno di protezione e al bisogno di esplorazione. Quindi, come facciamo a conciliare due bisogni in contrapposizione, in contraddizione realmente tra di loro. Dobbiamo pensare che necessariamente una quota di frustrazione fin dall'inizio faccia parte di questo, quindi dell'evoluzione. E questo lo possiamo anche vedere, considerare non solo nell'area, vuol dire, dello sviluppo di una personalità normale, ma lo possiamo anche vedere nell'area di uno sviluppo di personalità, se vogliamo, più problematiche, no? Cosa succede? Succede che in certi tipi di personalità, pensate alla personalità dipendente, la scommessa, la sfida, no? È tutta diretta verso un bisogno di accudimento, lasciando completamente dall'altra parte quelli che sono bisogni di realizzazione personale, nel senso che il disturbo dipendente, le personalità più dipendenti in qualche modo puntano tutto nell'evoluzione nell'area appunto della protezione, della vicinanza con l'altro. Lasciando appunto questa parte che è in contraddizione, quindi dell'esplorazione, del successo e anche che è inerente all'autostima, da parte. All'opposto possiamo vedere altri tipi di personalità, come le personalità narcisistiche, che invece puntano al contrario tutti su i bisogni individuali, quindi bisogni di successo, bisogni di realizzazione, lasciando in secondo piano i bisogni più legati agli aspetti di affettività, di vicinanza e di protezione.
E come dire, a un certo punto possiamo dire che in questo senso sono anche poi i fattori di rischio, no? Di queste personalità nel momento in cui succede qualcosa nel corso della vita che non permette più di puntare solo su questo. Per cui, no? Un po' il punto di partenza, insomma, il punto da cui volevo partire è un po' la condivisione di questo, il fatto che dobbiamo considerare realmente la frustrazione come naturale nella nostra evoluzione, proprio perché presentiamo fin dalla nascita bisogni che vanno in direzioni diverse. E quando usiamo il termine frustrazione, indichiamo quella situazione in cui una persona viene a trovarsi nel momento in cui è ostacolata o temporaneamente o in modo permanente, appunto, rispetto alla possibilità di soddisfare quelli che sono i propri bisogni. E diciamo che per quello che dicevamo prima, incontrare ostacoli al soddisfacimento dei bisogni è da considerarsi in assoluto la normalità nel corso dell'esistenza, e in questo senso lo sviluppo sano, psicologico di quello che appunto può essere, insomma, del bambino lo possiamo considerare strettamente legato quindi a un'alternanza di frustrazione e di gratificazione insomma, nel percorso di sviluppo. Tra le cause della frustrazione possiamo individuare fattori fisici. Insomma, sappiamo tutti, insomma, che lo stesso evento della nascita è considerato per il bambino in qualche modo fonte di profonda frustrazione, perché si trova all'improvviso in un contesto estremamente diverso rispetto a quello che è come dire, insomma, il contesto in cui si trova durante la gravidanza, e quindi da un certo tipo di situazione si trova catapultato in un ambiente completamente nuovo, un ambiente che può in un certo senso apparire ostile, e un ambiente in cui subito dai primi momenti si fanno prioritari il bisogno di accudimento, quindi ha bisogno di essere nutrito, di bere, di dormire, di essere cambiato, in qualche modo di protezione, quindi da quelle che è la figura di riferimento, le figure di riferimento. Così come possono esserci cause sociali, fattori sociali, pensiamo anche il far parte di un gruppo sociale che è regolamentato da regole e norme, no? Può soddisfare il nostro soddisfacimento di alcuni bisogni, e in questo senso ci può portare a un senso di frustrazione e intolleranza verso quello che viene stabilito, no? Come dire, già dalla nascita, oltre che insomma nell'età adulta sicuramente, alcune regole che vengono imposte al bambino, pensiamo anche al fatto del controllo degli sfinteri, insomma, è in sé una delle prime regole che causa frustrazione, e spesso, come dire, è fonte, da questo punto di vista, anche di, insomma, di varie manifestazioni di stress, di regressioni rispetto all'età evolutiva, proprio perché, come dire, in questo senso cominciano a essere presenti i primi fattori sociali che impediscono la soddisfazione di quelli che sono bisogni innati. Abbiamo poi anche cause legate a fattori personali, nella frustrazione, quindi fattori biologici. Pensiamo alla condizione fisica di un organismo, no? Pensiamo al fatto di come siamo fisicamente, possiamo essere bassi, possiamo portare gli occhiali, possiamo avere orecchie a sventolo, possiamo avere caratteristiche fisiche che non ci piacciono, no? In questo senso la frustrazione nasce proprio quando l'individuo non vive in modo positivo queste caratteristiche. O fattori psicologici, sempre nell'area dei fattori personali, che sono strettamente legati a quelli che sono le caratteristiche di personalità che ci appartengono, no? Possiamo, per esempio, per il fatto di essere dal nostro punto di vista maggiormente portati al contatto umano, all'essere sensibili ed emotivi,
sentirci molto a disagio in una società come la nostra, che è competitiva, razionale, e questo determinare proprio da un punto di vista psicologico una serie di frustrazioni. Così altrettanto le frustrazioni sociali, no? Sociali nei termini dell'ambiente, il determinato contesto in cui noi ci troviamo a vivere come persone, no? Possiamo non accettare effettivamente la realtà e per questo sperimentare gradi di frustrazione. Come si diceva prima, in qualche modo i genitori da questo punto di vista hanno un compito importante, come in altre aree, che è quello di poter somministrare la frustrazione in modo che risulti tollerabile, ovviamente. E per questo, come dire, i due stili maggiormente rappresentativi, insomma, di tipo stili genitoriali, quindi lo stile iperprotettivo piuttosto che lo stile remissivo e indulgente, possono determinare limiti o difficoltà nel tollerare la frustrazione. Se prendiamo per esempio lo stile protettivo, immaginiamo, come dire, un bambino sottoposto a meticolose attenzioni, cure o a delle prescrizioni rigide dell'ambiente familiare che gli impediscono quindi la possibilità di fare nuove esperienze, no? Quindi di soddisfare quelli che sono bisogni diversi dai basici in sostanza, e questo può essere fortemente limitante e quindi frustrante. Così come all'opposto la tendenza a tutti i costi ad assecondare il bambino, no, nei propri bisogni. Questo è ovvio che creerà poi una grossa difficoltà nel momento in cui, oltre al contesto familiare, si troverà ad avere a che fare con un ambiente esterno che per ovvi motivi non necessariamente insomma, favorirà tutte le richieste esagerate che il soggetto farà. E quindi in questo senso l'ambiente, no? Da questo punto di vista diventa un modulatore fondamentale di quello che appunto dicevamo può essere la tolleranza della frustrazione. Rispetto a questo il modello, come dire, un modello famoso che appunto entra poi soprattutto nel merito di quello che è la difficoltà poi a regolare le proprie emozioni, quindi nella definizione di vulnerabilità emotiva è il modello di Marshallina, il modello biosociale. Anche in questo caso, nel modello biosociale si considera, come dire, si considerano importanti i fattori ambientali rispetto a quelle che è l'esperienza emozionale soggettiva. Quindi sicuramente ci sono fattori temperamentali, tuttavia l'ambiente in questo è quando Linehan descrive un ambiente che rende difficile quindi la corretta lettura delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, parla di un ambiente che in questo senso tende a negare, tende a ridicolizzare o comunque non dare ascolto a quelle che sono le emozioni del bambino. Quindi da una parte può essere sì un ambiente che limita l'esplorazione, ma in particolare Linehan dice dal punto di vista del regolare le emozioni, quindi della capacità poi di gestirle e di regolare, quindi anche quella che è la capacità di tollerare la frustrazione, l'ambiente invalidante, così come lei lo descrive, sicuramente determina una credenza di nei termini di la mia emotività non va bene e quindi, come dire, determina poi il fatto di mettere in atto strategie di gestione delle emozioni e delle frustrazioni non adattive, che poi vedremo. Infatti l'esito congiunto, quindi di quelli che sono i fattori sia temperamentali e ambientali, è rappresentato poi da pattern specifici di transizione individuo-ambiente che sono caratterizzati dall'instabilità, no? E in questo senso anche per parlare di bisogni, come dicevamo prima,
un certo tipo di personalità che si caratterizzano appunto per aspetti di disregolazione emotiva importante, come nel disturbo borderline, quello che vediamo è un'oscillazione, un'instabilità continua tra bisogni di accudimento e successivamente bisogni di autonomia. E, come dire, su una base di quella che è l'attivazione emotiva, e quindi anche l'incapacità di perseverare in senso buono, quindi di perseguire, ecco, quelli che sono i propri obiettivi, perché gli aspetti emotivi non permettono di focalizzarsi sul raggiungimento di obiettivi e la soddisfazione, quindi anche di bisogni. Nei termini, insomma, come dire, quindi l'ambiente in questo senso invalidante, o comunque un ambiente che rende difficile, no, il bilanciare, tollerare le frustrazioni, possiamo dire che è un ambiente che non permette di avere delle caratteristiche e di quelle che poi vengono identificate, per esempio, da Grazia Romer nel costrutto di regolazione emotiva, no? Quindi non permette di avere consapevolezza e comprensione delle proprie emozioni, di accettarle e di controllare le emozioni negative nell'ottica di agire in base, come dicevamo prima, dei propri obiettivi, anche quando appunto queste emozioni sono estremamente negative. Così come la capacità poi, no, non permette di sviluppare capacità di utilizzare strategie di regolazione emotiva flessibili e che siano adatte al contesto in cui ci si trova a vivere. Ovviamente, parlare di tolleranza alla frustrazione non si può non citare la finestra di tolleranza di Siegel, nella quale, come dire, no, attraverso la quale viene proprio descritto il meccanismo della disregolazione emotiva e quindi, come conseguenza anche poi di quello che porta al tollerare, no, la sofferenza in generale. Quindi in generale possiamo dire che la finestra di tolleranza ci permette di misurare quello che è il nostro stato di arousal, che nel corso, no, della giornata può tendere ad avere picchi, quindi andare verso un iperarousal, e in altri casi avere picchi più verso il basso e quindi di un'ipoattivazione, quindi un ipoarousal. Questo ovviamente contestualmente a delle situazioni che dal soggetto vengono percepite come più o meno attivanti o più o meno calmanti. Quindi la normalità ci fa restare, diciamo, in linea di massima all'interno appunto di quella che è la finestra di tolleranza soggettiva, okay, di ognuno di noi. Quindi no, la normalità è sostanzialmente il fluttuare all'interno della finestra di tolleranza, fino al punto in cui poi per vari motivi il tono del nostro arousal può superare o verso l'alto o verso il basso i confini di questa finestra. Ed è proprio in quel momento che noi percepiamo, abbiamo un senso di disregolazione, percepito proprio in termini soggettivi come un senso di essere fuori controllo, troppo agitati, troppo nervosi, ansiosi, o al contrario, di sentirci apatici, no? Per esempio nell'ipoarousal. Estremamente scarichi, portandosi dietro entrambi queste condizioni, stati di profondo malessere, soggettivo da cui si tenta in qualunque modo di fuoriuscire. Spesso, quello che fa sì che ci faccia uscire da questo stato è un agito impulsivo, è un comportamento che è appunto impulsivo nel senso che è regolato dall'emozione, che se in sé in realtà non è regolata, rischia poi di essere non finalizzato a uno scopo o a un obiettivo specifico, ma avere proprio la funzione, di permetterci di rientrare nella finestra di tolleranza, senza poter considerare però le cause negative eventualmente di questo comportamento.
Quindi immaginiamo uno stato di iperarousal rabbioso che per far rientrare, no, in questo senso, assecondiamo lanciando oggetti, rompendo qualcosa o aggredendo un'altra persona o facendo male a noi stessi, assumendo alcol, no? Quindi questo comportamento che diventa poi un comportamento problematico è quello che ci permette lì per lì di rientrare nella finestra di tolleranza. È chiaro che poi, insomma, questo come vedremo anche in altri modelli, arriva a creare un circolo vizioso, perché in realtà nel momento in cui io mi sento meglio perché la mia frustrazione è rientrata nella finestra di tolleranza, in realtà poi comincio a sperimentare emozioni negative come la colpa, la vergogna, solitamente, quindi secondari che mi portano a di nuovo, no, a far riattivare questo sistema. Diciamo che rappresentato in questi termini il malessere psichico, quindi legato agli aspetti di disregolazione, considera quindi il problema legato all'incapacità appunto di trovare delle strategie di regolazione emotiva, no? Quindi nel momento in cui ci siamo detti che la frustrazione è una condizione normale, no? A cui siamo abituati, dobbiamo essere abituati fino dalla nascita, nel momento in cui ci diciamo che quindi è normale, ognuno di noi ha una finestra di tolleranza all'interno della quale durante la giornata oscilla. È quello che poi determina appunto la difficoltà, cioè è proprio il problema consiste proprio in questa incapacità, quindi di trovare strategie che permettano di regolare queste emozioni e che gli permettano di rientrare all'interno di questa finestra, quindi sia in termini di iperarousal sia in termini di ipoarousal. E per questo, come dire, è fondamentale avere un cosiddetto sistema di regolazione che per essere efficace deve avere caratteristiche di flessibilità ed essere responsivo ai cambiamenti del contesto, nello stesso tempo poter mantenere un proprio equilibrio. Nel parlare sempre, come dicevamo, ancora di bassa tolleranza alla frustrazione, è altrettanto importante considerare quelle che sono le teorie cognitive standard, secondo le quali i disturbi da bassa tolleranza alla frustrazione, come li chiamano loro, mi riferisco quindi a Ellis in particolare, no? Sono strettamente legate a convinzioni rigide, no? Quindi in questo senso diventano disfunzionali, no? Parlavamo prima quindi di un sistema di regolazione che deve essere flessibile, no? Quindi nel momento in cui noi abbiamo convinzioni rigide che riguardano gli altri e il mondo esterno, questo spesso, no, determina livelli di bassa tolleranza alla frustrazione. Per convinzioni rigide rispetto a sé e agli altri, no, possiamo immaginare convinzioni come sono una persona speciale e devo essere gratificato in ogni mio interesse o desiderio, oppure gli altri quindi devono darmi ciò che voglio, okay? Le condizioni devono essere favorevoli, altrimenti la vita è orribile e non vale la pena viverla. Quindi sono convinzioni appunto rigide, le cosiddette doverizzazioni, che creano un approccio nei confronti delle situazioni esterne e delle proprie emozioni non funzionali poi ad adattarsi a questo stato. Possiamo definirle, sono idee in qualche modo irrealistiche, irrazionali, magiche, no? Che hanno poco a che fare veramente con l'esistenza umana, no? Pensiamo al fatto che appunto gli altri devono darmi ciò che voglio. E quindi è evidente che queste idee, nei momenti in cui sono radicate, fanno sì che sia sempre, no, non sia in grado di tollerare la frustrazione quando le cose ovviamente non vanno come noi ci aspettiamo. E
Quindi possiamo dire che appunto dovendo concentrarci su quelle che sono strategie, no, che ci permettono di regolare maggiormente le emozioni, quindi di gestire nel miglior modo possibile la nostra tolleranza alle frustrazioni, partirei da quelle che sono strategie in realtà meno adattive, per anche in questo senso fare una considerazione. Sicuramente tra le strategie non adattive che diventano dei fattori psicologici di mantenimento importante, abbiamo il rimuginio e la ruminazione e abbiamo quindi come tutte strategie che portano al non accettazione della normalità dello stato di frustrazione, ok? Perché sia il rimuginio e la ruminazione, sia la soppressione dell'esperienza emozionale, così come l'evitamento, in realtà cercano di escludere insomma, dalla nostra vita, dalla presenza, quello che è invece, come dicevamo, un fatto di normalità, no? Così come può essere una frustrazione e le emozioni negative strettamente collegate. Per rimuginio o ruminazione, quindi intendiamo il tentativo proprio di regolare le proprie emozioni soffermandosi in modo ripetitivo sull'esperienza di queste, sulle loro cause, sulle loro conseguenze, mentre nella soppressione dell'esperienza emozionale c'è proprio il tentativo di non sentirla, di ignorarla, no? Io i pazienti, dico insomma, di metterla sotto il tappeto, no? Di cercare in qualche modo di metterla da parte. Così come l'esperienza di evitamento, che può consistere, sono strategie che possono rientrare sia in quello che è un vero e proprio evitamento della dimensione esperienziale o comportamentale. All'interno di queste strategie non adattive, sicuramente un'attenzione particolare nel parlare di tolleranza alla frustrazione la dobbiamo dare alla ruminazione rabbiosa. Ruminazione rabbiosa che appunto è definita come uno stile di pensiero ricorrente e negativo che si concentra su eventi che poi portano a rabbia e hanno un significato particolare. Come la riconosciamo la ruminazione rabbiosa? In che forme possiamo vederla? Diciamo che in realtà sono state identificate cinque componenti che arrivano poi ad intrecciarci all'interno di quello che diventa un dialogo interno e che può appunto essere classificato sotto il nome di ruminazione rabbiosa. Quindi la ruminazione rabbiosa è quando si presenta una rievocazione di esperienze passate in termini cognitivi. Quindi, per esempio, no? Questo è il modo in cui mi trattava il mio ex, piuttosto che quando abbiamo un'attenzione rivolta a situazioni presenti e alle proprie emozioni, no? Non posso credere che si sia comportato così, sono furibonda. Oppure un'elaborazione controfattuale rispetto alle esperienze passate, quindi era meglio se non lo cercavo di nuovo, avrei dovuto comportarmi diversamente. Così come un'altra componente è l'elaborazione analitica dell'evento, e quindi è la tendenza ad analizzare ma il fatto perché si comporta così, cosa gli ho fatto di male. Oppure l'elaborazione anche di scenari ipotetici di risoluzione o di vendetta. Pensate appunto, si meriterebbe adesso che andasse a raccontarlo ai suoi genitori. Immaginate un dialogo interno, no? Dove abbiamo tutte queste componenti, no? Questo è il modo in cui mi trattava il mio ex. Non posso credere che si sia comportato così. Sono furibonda. Era meglio se non lo cercavo ancora. Ma perché si comporta così? Si meriterebbe adesso che andasse a raccontarlo ai suoi genitori. Quindi, questo è, come dire, spesso lo stile di pensiero che si presenta nel momento in cui noi appunto valutiamo anche durante le sedute pazienti che sono estremamente arrabbiati, che riferiscono appunto un basso livello di tolleranza alla frustrazione, una sensazione di stare per esplodere da un momento all'altro.
Perché è importante citarla? Perché è uno stile di pensiero che non aiuta, quindi non è una strategia ritenuta utile nel regolare le emozioni, anzi è ritenuta estremamente dannosa, mantenendo appunto una bassa tolleranza alla frustrazione. Ormai le evidenze e le ricerche sono tantissime. E quindi rispetto a questo si sa che prolunga e intensifica l'esperienza di rabbia, ne ritarda i tempi di ritorno alla baseline del sistema cardiovascolare ed endocrino, può riattivare essa stessa la medesima reazione cardiovascolare a un evento occorso diverso tempo prima. Lo stato di tensione che si genera è particolarmente faticoso e può consumare risorse adibite all'autocontrollo, quindi conseguentemente può portare a quegli agiti, a quei comportamenti disregolati che hanno conseguenze estremamente negative per il paziente e aumenta la probabilità appunto di risposte comportamentali aggressive. Quindi sicuramente all'interno, come dire, della gestione o comunque delle strategie dannose, se non utili, ecco, della tolleranza alla frustrazione, la ruminazione rabbiosa sicuramente rappresenta un elemento importante e da considerare nel momento in cui si fa un trattamento. Questo è, come dire, il modello della cascata emotiva di Selby, che appunto descrive quello che vi ho illustrato fino adesso. Quindi la ruminazione diventa poi un mediatore, no? Tra quelli che sono appunto un'emotività, una sensibilità emotiva e poi la presenza di comportamenti disregolati. E come vi dicevo, con, come dire, la vergogna e la colpa che fanno sì che il circolo vizioso si perpetui. Tra invece le strategie adattive, okay, possiamo citarne ovviamente quelle che vanno in una direzione fondamentalmente diversa. Quindi se, come dicevamo, la ruminazione, il rimuginio, se la soppressione dell'esperienza emotiva e l'evitamento non permettono poi da una parte di regolare le emozioni e tantomeno poi di acquisire abilità, no? Per gestire, imparare a gestirle, tra le strategie adattive di regolazione emotiva possiamo citare la ristrutturazione cognitiva, che rappresenta appunto la generazione di interpretazioni o prospettive positive su una situazione stressante, con lo scopo di ridurne gli effetti negativi. A proposito di quello che si diceva prima, sicuramente, le doverizzazioni, in questo senso, cioè, o comunque l'intervento di ristrutturazione si concentra su quelle che sono doverizzazioni che portano poi a una bassa tolleranza, quindi l'approccio, no, cognitivo è volto a discutere col paziente proprio le convinzioni che in realtà, seppur ritenute giuste, hanno un sacco di svantaggi perché non gli permettono di rispondere in modo flessibile agli eventi realistici della vita, ma appunto a rimanere attaccate a queste convinzioni rigide di come dovrebbe andare il mondo e come invece non sta funzionando. Altrettanto utili sono le abilità di problem solving, intesi appunto come un tentativo volontario di cambiare quella che è una situazione stressante o quantomeno di contenerne le conseguenze. E sicuramente l'accettazione intesa come appunto accettazione non giudicante di quella che è l'esperienza emozionale, assolutamente in linea, no, con l'accettazione anche di quello che è la
come dire, la normalità appunto dello stato di frustrazione. Quindi vedete che in qualche modo le strategie considerate adattive sono strategie che partono dal presupposto che con la frustrazione dobbiamo farci i conti. Ma per esempio la ristrutturazione cognitiva considera appunto le credenze che bloccano il processo di adattività, di adattabilità alla realtà dei fatti, seppur frustrante. Il problem solving porta appunto a considerare sì il limite, però tuttavia a cercare di attivarsi per fare qualcosa per migliorarlo. E l'accettazione in sé rientra proprio in una caratteristica, cioè rientra in un atteggiamento che parte di base da un presupposto appunto che non possiamo pensare di vivere senza frustrazione, ma possiamo in questo senso cercare di imparare abilità che ci permettono di regolarci, ci permettono quindi di stare il più possibile all'interno di quella che è la nostra finestra di tolleranza. E proprio quindi rispetto a quest'ultimo punto, in alternativa ovviamente alla soppressione delle esperienze emotive, sono fondamentali le tecniche di regolazione degli stati interni, quindi che portano appunto ad esporsi, no, per arrivare a gestire le proprie emozioni. E di queste tecniche fanno parte sicuramente le tecniche di gestione della sofferenza emotiva, sono tecniche molto rapide da apprendere e da sperimentare, da far sperimentare al paziente, sono adatte anche in contesti in cui la persona è sovraesposta degli stimoli che appunto in modo soggettivo suscitano emozioni negative nella quotidianità e possono essere come un primo importante intervento per ridurre il danno quando c'è un senso di urgenza molto elevato, quando l'emotività è estremamente intensa e il rischio, no, di mettere in atto un comportamento problematico è molto alto. All'interno di questa categoria vi ho citato, insomma, per esempio le abilità TIP della Linean, che in qualche modo appunto contemplano la possibilità di cambiare in qualche modo la chimica del corpo, di poter abbassare la temperatura corporea per regolare gli aspetti emotivi o l'applicarsi in un esercizio intenso, no, per calmare, per portare a una disattivazione in qualche modo, calmare la carica, insomma, e il proprio fisico, così come il respiro lento o il rilassamento muscolare. E questo è un esempio, come dire, delle abilità di regolazione degli stati interni molto conosciuti, che si possono appunto, come dicevo, applicare anche a situazioni estremamente importanti, attivanti nella vita quotidiana, che danno un senso di urgenza. Altrettanto utili e insomma conosciute sono sicuramente le tecniche di rilassamento più in generale, quindi immaginiamo il rilassamento muscolare progressivo di Jacobson, ma anche altre tecniche, così come in assoluto chiaramente la mindfulness, proprio perché, come dire, il presupposto teorico è quindi proprio la capacità di l'abilità di accettare in un modo non giudicante quello che ci succede da un punto di vista emotivo e corporeo e di quindi distanziarsi per poi poter agire, come dire, in un modo più finalizzato a uno scopo. Ok. Ci sono stata coi tempi? Non hai l'audio, Ale. Scusate, l'avevo tolto un po' per sentire meglio. No, sei stata nei tempi, va benissimo. E quindi, come avete visto, la dottoressa ha illustrato a partire proprio dalla frustrazione dei nostri bisogni, vari aspetti che all'interno del nostro percorso proprio affrontiamo,
abbiamo l'idea appunto a partire da, dalla vulnerabilità emotiva di cercare di intervenire insieme attraverso l'attività di gruppo proprio allo sviluppo, al potenziamento, alla descrizione di varie abilità che riguardano proprio l'imparare a tollerare e gestire gli stati emotivi. Quindi, come ha detto prima la dottoressa, all'interno del percorso vengono affrontate sicuramente l'aspetto delle strategie, come possono essere quelle di orientamento, ma sicuramente anche quello proprio della ruminazione e dell'immaginario, proprio perché elementi che vanno a potenziare piuttosto che aiutarci a ritornare a una situazione di quiete i nostri stati emotivi e a farci maggiormente anche sentire stati quindi di frustrazione o aspetti più di impulsività. Per quanto riguarda l'aspetto anche del modello che seguiamo della terapia dialettico comportamentale, un altro aspetto è sicuramente oltre che elementi di comportamenti, di nuove abilità, anche il fatto di mettere in discussione quelle credenze che la dottoressa diceva molto rigide, di doveri su di sé o sugli altri, che mantengono anche queste una difficoltà che sono collegate, anche questa è una difficoltà proprio a gestire le emozioni perché appunto ripetitive e non messe mai in discussione. E vi lasciamo tempo e spazio se volete fare domande, riflessioni particolari, chiedere qualcosa in particolare. Sono domande, curiosità, o semplicemente anche condividere con le vostre considerazioni e riflessioni che vi sono venute in mente. Mi sentite? L'unico modo per poter comunicare è scrivere nella chat. Non abbiamo altri strumenti. Poi se scrivete nella chat dico a voce. Mi fa venire in mente. Dice a tutti, Stefano, che quanto detto mi fa venire in mente il concetto della comfort zone. Esattamente. Sì, che se vogliamo, come dire, rientrare maggiormente, anche se non necessariamente, come dire, in quelle che consideriamo essere strategie di evitamento, e quindi poi non contempla tutta un'altra area, un'altra area più legata, come diciamo, più ai processi. In realtà però è proprio così, nel senso che la fascia poi all'esterno della comfort zone come dire, è quella fascia di attivazione che nel momento in cui non riusciamo a gestire non ci permette poi di acquisire nuove abilità e a raggiungere poi i nostri scopi e nuovi obiettivi. Poi chiedevano appunto, quindi il rimuginio si effettua come tentativo di regolare le proprie emozioni. E come dire, ormai anche rispetto a questo ci sono tantissime credenze, insomma, quello, tantissimi studi in merito e quello che si è visto è che, ed è anche parte del trattamento, per questo, sia rimuginio che ruminazione sono sostenute da credenze positive. Spesso le credenze in merito appunto al rimuginio o ruminazione sono credenze di utilità, quindi il fatto che mi serva, per esempio, a sentire meno ansia o a regolare i miei stati emotivi, piuttosto che mi serva per trovare la soluzione, mi serva per capire dove ho sbagliato, no? E quindi sicuramente nasce come tentativo di regolare lo stato emotivo barra di risolvere un problema. Eventualmente. In realtà l'ansioso che rimugina inizialmente ha una percezione di calo dell'intensità dell'ansia. È chiaro che però, come dire, il rimuginio non permette di
di far fare all'ansia quella che è il suo corso, no? E quindi di esaurirsi poi in un periodo di tempo limitato e non fa in questo senso appunto acquisire nuove abilità di gestione, perché diventa appunto rigido, eccetera. Questa è una domanda che è sul fatto se la disregolazione emotiva si presenta sempre associata ad un disturbo di personalità, border, istrionico e vari, oppure può costruire un disturbo a sé stante, in tal caso come si fa a distinguerlo da un punto di vista diagnostico? Oh, domandone. Sì. Allora, un attimo che lo riprendo. Quindi pure può costituire un disturbo a sé stante. Allora, diciamo che non so se risponderò alla domanda, però sì, diciamo che è possibile vedere, come dire, aspetti di disregolazione emotiva anche non in un disturbo di personalità. In questo senso diagnosticato. Possiamo, no? Qua poi si apre tutto un filone di ricerche. Avevamo fatto anche, come dire, insomma, quest'altra formazione con la dottoressa sulla, appunto, la vulnerabilità emotiva e anche quella che è l'iter un po' di sviluppo, no? Avevamo parlato, per esempio, della DHD. E del disturbo positivo, quindi un po' di quell'area che rientra anche, che poi ha un'evoluzione in quella che poi viene definita vulnerabilità emotiva. Da un punto di vista diagnostico, non so neanche quanto è utile, no? Cioè, nel senso poter definirla in sé, cioè dare la definizione di disregolazione emotiva piuttosto che vulnerabilità emotiva. Diventa piuttosto importante comprendere quanto è centrale nel funzionamento del paziente e quindi nel senso che capite che se noi dobbiamo insegnare delle abilità, fare, non so, un training all'assertività a un paziente disregolato, un paziente non disregolato. Fa la differenza, no? Perché di base la disregolazione emotiva fa sì che ci sia molta più difficoltà ad apprendere, anche nel caso in cui ci siano abilità interpersonali, per esempio, nei pazienti, il fatto di avere questa emotività intensa diventa prioritaria. Per cui, se vogliamo, dal punto di vista diagnostico, riconoscere la presenza di un pezzo di disregolazione emotiva diventa anche importante. Poi nella definizione di vari trattamenti, perché anche per la mia esperienza diventa difficile fare altri tipi di interventi cognitivi piuttosto che comportamentali, senza essersi, occupati di quel pezzo lì, no? Senza aver prima, definito, dato questo tipo di abilità nel riconoscere le emozioni. Questo lo vedo anche con i pazienti tossicodipendenti, per esempio, dove non sempre c'è un aspetto di vulnerabilità emotiva e anche l'intervento cambia, no? Nel momento in cui propongo un protocollo standard piuttosto che un altro tipo di percorso che passa appunto prima per un intervento sulla disregolazione emotiva. Altrimenti è inutile chiedergli di essere controllati. Se loro hanno di base una difficoltà proprio in questo, io non gliela insegno. Non so se a Stefano ho risposto, insomma, se. Chiedevano molto rispetto appunto alla riflessione che la ruminazione l'aveva vista anche in un aspetto di disturbo bipolare. Appunto, la strategia che utilizzo per gestire la rabbia è quella di riconoscerla, accettarla. Sì, un po' quelle che abbiamo visto, come dire, se dovessimo semplificare all'ennesima potenza, no, quello che ci siamo detti, potremmo, come dire, identificare nelle strategie che vanno nella direzione di aumentare la tolleranza, tutte le strategie che sono portate sul dedicare troppa attenzione come il rimuginio piuttosto che sopprimere, piuttosto che evitarli completamente, ignorarli, quindi o me ne occupo troppo o non me ne occupo per niente, in quelle non utili. All'opposto, nelle strategie utili abbiamo proprio quelle legate più al
accettarla nel senso poi di arrivare a denominarla, quindi riconoscerla, denominarla, capire di cosa si sta parlando e arrivare quindi a comprendere che tipo di strategie in quel momento e quindi che comportamento finalizzato io posso mettere in atto per raggiungere il mio scopo. Poi sottolinea una persona se tra le varie tecniche di gestione della regolazione emotiva ci potrebbero essere anche tecniche di Di ipnosi. ipnosi. Questo non lo so, ammetto che non la conosco, ecco, questa area, boh, potrebbe anche essere, non la escludiamo, ecco, in questo senso. Sicuramente non è, come dire, troppo affine all'area di intervento in cui operiamo noi, però. Perché no? Insomma, forse anche nell'ipnosi, insomma, ci sarà una modalità anche per poter fare questo. Una che ha avuto diverse fasi di vita legate alla ruminazione, trovo che l'accettazione di sé a tutto tondo possa solo accelerare e stare meglio. Questo sicuramente, questo l'abbiamo detto anche, no, diceva sì, questa partecipante, sì, sul fatto che l'accettazione a tutto tondo in qualche modo effettivamente sia quella che maggiormente porta a stare meglio. D'altra parte, noi insomma parliamo da terapia. Cognitivo-comportamentali, tutte le psicoterapie, se ci pensiamo, di terza ondata che rientrano nell'area cognitiva e comportamentale, stanno andando in questa direzione. Pensiamo alla mindfulness, pensiamo all'ACT, no? Anche la DBT in primis, nel senso che la terapia dialettica è stata la prima che in qualche modo ha posto la terapia dialettica, quindi in termini di accettazione e poi cambiamento. L'ACT in questo senso è acceptance and commitment, quindi accettazione e poi impegno. Quindi in effetti, come dire, anche vedendo quello che sta succedendo nel panorama della psicoterapia cognitiva, la direzione è proprio questa. Sicuramente l'impegno, sicuramente il cambiamento, ma passando per un'accettazione, un riconoscimento, una accoglienza di quello che sono stati emotivi. Ma se la ruminazione è una delle conseguenze o cause dell'ansia, la semplice accettazione non è sufficiente? Non ho capito, Alessandra, no? Allora, non so Aspetta se che lo cerco anch'io così. è l'ultima, ma se la ruminazione è una delle conseguenze dell'ansia, la semplice accettazione. No, è un'affermazione, dice, la semplice accettazione non è sufficiente. Della Allora, sì, in realtà, come dire, anche qui si entrerebbe in un discorso un po' più complesso che appunto è nella terapia metacognitiva, che è quella specifica per i processi, quindi di rimugine e ruminazione. Diciamo che, come dire, se partiamo dal presupposto dell'accettare, quindi stare a contatto con quella che è no un nostro stato emotivo, più difficilmente tenderemo a risolverlo. Attraverso il rimuginio, ok? Spesso il rimuginio viene confuso con il problem solving, no? Cioè l'idea di chi rimugina che troverà appunto, come vi dicevo prima, la soluzione, no? Capirà dove ha sbagliato e quindi per la prossima volta piuttosto che sarà più preparato nel momento in cui dovrà affrontare un problema. Nel momento in cui io in qualche modo tollero e accetto no? Uno stato emotivo negativo e di conseguenza o cerco di risolvere il problema che l'ha determinato, però
con un problem solving, se ho un problema oggettivo, no? Spesso rimuginiamo un pensiero astratto, il problema non esiste ancora, ce lo siamo creati, è legato a uno scenario immaginario negativo che deve ancora esserci. Quindi problem solving è sul problema oggettivo. In realtà dovrei potermi disingaggiare da questo, come dire, senza entrare troppo nel merito, il corrispettivo in questo senso dell'approccio, della mindfulness o della, sì, dell'accettazione, così dire, nell'area metacognitiva è la detach mindfulness, che è un'altra tecnica che appunto viene utilizzata con il rimuginio proprio per fare questo, quindi di diventare consapevoli di quelli che sono i propri processi di pensiero e di poterne avere un approccio appunto non giudicante, più distaccato, e di poter lasciare andare, quindi non occuparsi di questo. Poi ricollego ad alcune strategie che hai detto, una domanda che chiede ad esempio alcune tecniche, alcune per rientrare nella finestra di tolleranza. Nelle tecniche per entrare nella finestra di tolleranza. Potrebbero essere. Sì, sono, come dire, un po' quelle che ci siamo dette prima. Immaginiamo delle tecniche che entrano maggiormente nel merito di gestire quella che è una sofferenza emotiva, quindi si collega maggiormente a uno stato interno. Quindi tra le strategie, tra le abilità, io ne ho citato quella definita TIP della Linehan, quindi sono strategie che attivano, sono strategie di primo livello, le cosiddette di primo livello, quindi non possiamo pensare che in un momento in cui siamo profondamente attivati emotivamente riusciamo a fare una ristrutturazione cognitiva, ok? Quello che possiamo fare è o cambiare in quel momento la chimica del corpo, quindi ingannare, come dico io, coi pazienti un po' il cervello, la nostra mente, facendoci, tranquillizzandoci, nonostante la nostra attivazione sia o rabbiosa o sia ansiosa. Quindi sicuramente sono tecniche più immediate, sono tecniche che permettono un po' alla pari del comportamento impulsivo, se ci pensate, no? Cioè sono tecniche, un'abilità di stop, per esempio nel protocollo della linea, quindi il fatto di fermarsi e darsi il tempo senza agire di distaccarsi, no? Nel osservare quello che sta succedendo dentro, e questo permette, come dire, di non entrare né in una ruminazione rabbiosa che, come ci siamo detti, fa poi aumentare la disregolazione, ma neanche di ignorarla e quindi lì per lì di andare in uno stato di ipoattivazione che però non è in sé segno di regolazione, è altrettanto disturbante, no? Perché esce dalla finestra di tolleranza dall'altra, insomma, proprio in termini di ipo. E quindi di spegnimento, e quindi spesso un po' quello che si vede anche in questi pazienti che vanno da 0 a 100, quindi passano da situazioni di ipoattivazione, o comunque tentano, no, di stare in ipoattivazione, in quello stato di imperturbabilità, salvo poi nell'essere reattivi, nell'avere questo pezzo di disregolazione, arrivare immediatamente a un'iperattivazione, non sapere poi come fare a gestirle. Dice che intendeva come aumentare la soglia di tolleranza in modo da rendere meno probabile il ricorso a questi comportamenti. Beh, sicuramente delle strategie di cui ho parlato prima, la ristrutturazione cognitiva, no? Che è quella che in un certo senso va più a lavorare su un fattore predittivo, no? Cioè è chiaro che se io mi muovo seguendo regole rigide, no? Intese come quelle che abbiamo detto nel mondo, quindi nell'ottica che io devo essere esattamente in un certo modo, gli altri devono esattamente comportarsi in un certo modo e il mondo deve assolutamente essere come dico io e soddisfare quelli che sono i miei bisogni,
Questo mi mette in una situazione di estrema pericolosità rispetto alle frustrazioni, no? Perché è una modalità, è un tentativo di avere il controllo su una situazione a fronte invece di un mondo che è costantemente, come dire, no? In cui un controllo assoluto non ce lo possiamo avere. Quindi più rigidamente noi cerchiamo di fare questo, più saremo portati ad avere frustrazioni, perché più facilmente quello che ci succede ora dopo ora, giorno dopo giorno, è diverso da quello che noi ci aspettiamo. Quindi mi verrebbe da dire che proprio perché è una strategia più di livello più alto, quindi che non si fa nel momento della sofferenza, ma è in termini preventivi, è il lavoro di ristrutturazione, quindi sulle credenze che poi portano a essere maggiormente vulnerabile alla bassa tolleranza alla frustrazione. Poi sottolineavano per quanto riguarda il disturbo dipendente di personalità, la frustrazione porta più ad una iperattivazione per cercare consigli ed avere rassicurazioni, o ad una ipoattivazione legata al senso. Il senso di impotenza. Ma Vado. io, come dire, lo guarderei più da un'altra prospettiva, insomma, parlando del disturbo dipendente, nel senso che la tendenza è in questo senso di azzerare la frustrazione. Io azzero la frustrazione, intesa come intendevamo all'inizio, no? Quindi puntando tutto su quello che ha un bisogno di sicurezza e di protezione, arrivando all'estremo in cui io appunto non ho scopi miei, non ho una, come dire, non so cosa voglio, non so scegliere, ma perché continuo ad autoregolarmi sulla base, no, della vicinanza dell'altro, proprio perché l'altro è quello che mi l'altro, l'altra è quello che mi garantisce la sicurezza. Quindi la vedrei più, come dire, l'impotenza non ce la vedo tanto, nel senso che la personalità dipendente si rompe nel momento in cui perde la figura di riferimento, perché cade in uno stato di perdita quasi di identità, no? Di un vuoto, perché non sa che cosa vuole, se non è proprio perché ha puntato tutto sulla sicurezza e sulla la regolazione attraverso la presenza di un'altra persona. Ah, ok, l'ho trovata. Dice: lancio di oggetti avviene quando la finestra di tolleranza è chiusa. Alla base può esserci disturbo dell'umore, per esempio. Allora, sicuramente il disturbo dell'umore è un fattore che interferisce, come dire, con come dire, la parte di regolazione delle emozioni, nel senso che rende più difficile quelli che sono poi le abilità di base richieste, anche solo l'osservare e descrivere, anche solo l'essere, no, una delle caratteristiche dell'emozione di essere rivolta a degli scopi, quindi di motivarci a fare qualcosa. Quindi è chiaro che un disturbo dell'umore, penso che intenda in termini depressivi, insomma, è chiaro che questo influenza. In realtà il lancio di oggetti, non so cosa intenda per finestra di tolleranza chiusa, avviene solitamente quando si è in uno stato di iperarousal, per cui si esce da quella che è considerata la finestra di tolleranza, e quindi il lancio dell'oggetto viene visto come una modalità per un agito, un comportamento che permette di scaricare, no? E di rientrare e permettere di rientrare all'interno di quella che è una finestra della propria finestra di tolleranza, e quindi ridurre da un certo punto di vista la sofferenza emotiva. È chiaro che quindi in sé è funzionale lanciare l'oggetto, ahimè, ha una serie di conseguenze. Il comportamento
questi comportamenti, come dicevo prima, poi hanno il problema che hanno una serie di conseguenze a lungo termine, anche a breve termine, negative, perché pensiamo all'uso di sostanze, pensiamo agli agiti autolesivi, pensiamo appunto all'aggressività, ai comportamenti violenti, aggressivi. Quindi sì, il lancio avviene in realtà quando si esce in termini di iperarousal dalla finestra di tolleranza. Ok. Poi chiedono se queste tecniche possono essere anche utilizzate con la sindrome di Asperger. Essendo un altro campo. Sì, credo che insomma, forse si richieda un po' un tipo di accorgimento un po' diverso, dato poi anche dalla complessità anche poi del quadro e delle caratteristiche poi dell'Asperger, insomma. Sono un insegnante, può capitarmi talvolta di dover gestire la frustrazione e la rabbia di qualche bambino. Chiedevo se potesse suggerire uno dei comportamenti più adeguati in questi casi per aiutare il bambino. Allora, in realtà è uscito anche in merito un manuale che è proprio della DBT per la scuola. Se vuole, adesso non so, forse la stanchezza così mi sta sfuggendo il nome, però c'è questo manuale che è adattato proprio, quindi riprende i principi e i concetti di quelle che sono la terapia dialettico-comportamentale, un po' di insomma quello su cui ci basiamo anche noi, e specifico per la scuola. Quindi nel caso, se vuole poi provare a scrivere, le scriviamo il riferimento bibliografico. Dopo, quando mandiamo le slide, magari mandiamo anche questo riferimento. Esiste per quello, esiste per gli adolescenti, sono sicura perché l'ultima formazione ci avevano promosso questo nuovo libro che è stato tradotto in italiano recentemente ed è un manuale proprio per la DBT nelle scuole. Quindi I DBT Skills nelle scuole è il titolo. Mi sfugge, per non dire una cosa sbagliata, insomma, me lo riguardo perché è molto recente. Di mesi, insomma. Il ricorso a strumenti come la pet therapy oppure la scelta di un'attività sportiva, soprattutto il nuoto e la relazione con l'acqua, siano efficaci per combattere questi disturbi oppure assolutamente imprescindibile il ricorso a un professionista? Allora, diciamo che allora sulla pet therapy non saprei anche in questo senso irrazionale. Sicuramente l'attività sportiva no, qualunque sia, no, anche irrazionale che può starci dietro, non ha mai degli effetti collaterali in questo. Diciamo che, come dire, può subentrare in un secondo momento. È chiaro che qui dobbiamo ragionare su qual è anche il livello di gravità della disregolazione emotiva, ok? Nel senso che, e questo lo si può vedere, lo si può vedere, come dire, in base poi ai comportamenti problematici che ci stanno dietro. Quindi diciamo che le abilità, come avete visto, che portano a svolgere attività piacevoli piuttosto che attività che portano a applicare appunto un'attivazione sul fisico, no? Come può essere appunto fare sforzo. L'idea è che in questo senso vengano presentate all'interno di una visione un po' più complessiva. Ecco, dipende quanto la persona è in grado poi di diciamo riconoscere e denominare lo stato emotivo, no? Per cui può essere anche sufficiente che se la difficoltà di stare nella finestra è molto limitata, no? Penso insomma a quello che può capitare anche ognuno di noi in periodi particolarmente stressanti della vita, allora ci può bastare, per dire così, il ricorso ad attività di decompressione, se vogliamo chiamarle in questo senso.
Però se parliamo di una vera e propria, come dire, vulnerabilità emotiva e quindi disregolazione emotiva con comportamenti problematici, diventa un po' difficile l'auto, cura. Ecco, sicuramente non fa male questo tipo di attività. Sì, esatto, è proprio quello il libro. Scrive un DBT Skills nelle scuole, esatto. Step Proprio up è proprio quello, esatto. Grazie, grazie mille di Miller. riesco a copiarlo, così lo metto subito. Sì, così. Sì, le slide le hai già detto tu, che vengono poi mandate a tutti i partecipanti. O anche chi volesse, come diciamo sempre, risentire anche l'intervento, viene. Sul canale YouTube di State of Mind viene poi, lo potete andare a riascoltare. Ho mandato, grazie a Stefano, mi sembra, Stefano, Sì, ho mandato il manuale ok, il titolo. per le scuole, per gli adolescenti. Sì, è 2019, infatti ricordavo che era molto. Sì, è negli adolescenti, però in effetti, come dire, in realtà poi forse è un ambito di applicazione che se anche si insegna in scuole di altro grado, qualche spunto, tanto i principi base sono quelli, insomma, fa sempre riferimento a quello. Intanto, se avete altre domande, intanto vi fate pure. Volevo solo dirvi che il 20 di ottobre faremo un nuovo webinar, appunto, poi sarà mandata la pubblicità, insomma, dove la relatrice sarà la dottoressa Giannotti, che in maniera particolare proprio parlerà del passaggio critico dall'adolescenza all'età adulta per quanto riguarda proprio la gestione delle emozioni. C'è una domanda, un'altra domanda. Ci sono tecniche specifiche di gestione dello stress e dell'ansia nelle malattie croniche che intaccano la qualità di vita? Sicuramente la mindfulness ormai è una delle pratiche su cui si sta facendo ricerca, quindi sicuramente la mindfulness. Ci sono già studi di ricerca in merito sugli effetti in pazienti anche ospedalizzati. E con appunto malattie estremamente invalidanti. Di altre probabilmente saranno anche specifiche, però la mindfulness è sicuramente trasversale. Vi ringraziamo a tutti per la partecipazione e appunto riceverete le slide sicuramente e se invece foste interessate, come vedete, al nostro centro, sotto ci sono tutti i riferimenti per qualsiasi domanda, approfondimento, non esitate a contattarci. C'era un'altra domanda? Ok, riflettevo sulla personalità di individui come quelle che sto per descrivere, che hanno a mio parere disturbi di vario genere. Come leggerete fra poco, persone del genere esistono in quantità maggiore di quello che si pensi. Ok, una riflessione. Un soggetto simile, infatti, si lamenta di continuo, dicendo di avere dolori, problemi di salute vari, ma poi rifiuta di farsi controllare, rifiuta di socializzare, di fare cambiamenti rispetto alle sue consolidate abitudini. E quando lo ritiene opportuno per i suoi scopi, prevarica sugli altri, ostacolandoli in tutti i modi. Questo agire in parte da vittima e in larga parte da manipolatore verso il prossimo, personalità molto complessa. Grazie per le vostre considerazioni e le repliche fino all'ultimo momento del webinar. Una riflessione. Ok. Ok, grazie a tutti allora per la partecipazione e se avete, insomma, se volete approfondire, insomma, scrivete e vi rispondiamo, insomma. Grazie, Buona serata a tutti. buona serata anche a voi, grazie, grazie.